vedermi dire quelle cose. E penso abbia portato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa. Con queste parole Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio, torna sulla vicenda del video, pubblicato sulla pagina YouTube di HDF7, che lo ha visto al centro di fortissime polemiche per le parole utilizzate nei confronti delle persone affette da sindrome di Down e degli anziani, e ribadisce ciò che già aveva raccontato. Condivido che sono considerazioni impensabili. Era una simulazione di intervista e mi è stato chiesto di interpretare un personaggio. Ho vissuto sulla mia pelle la violenza e il bullismo. Se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa, ma non penso quello cosa, ha detto Casalino, sottolineando di aver vissuto sulla mia pelle la violenza, la discriminazione e il bullismo. La mia storia parla per me. Sono stato in Germania dove ci chiamavano mangia spaghetti. Sono omosessuale e ho subito discriminazione. Che si possa fare male a persone per la propria diversità non fa parte della mia natura. Anche se era una simulazione e un pugno nello stomaco. Il portavoce del Presidente del Consiglio ha poi ribadito che si trattava di un esercizio in corso che risale a 10 anni fa, ma ammette che è un pugno nello stomaco anche se era una simulazione e un personaggio interpretato. E aggiunge, oggi ho chiamato il presidente dell'Associazione Nazionale Persone Down e ho spiegato che si trattava di un fraintendimento, chiedendogli scusa, e per dire che sono sempre a loro disposizione. Il video appunto nel video incriminato, Casalino dice, tra le altre cose, che persone con la sindrome di Down e anziani mi fanno schifo, come fa schifo Rami. E ancora, non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, non ho nessuna voglia di aiutarli. Poveretti che gli è capitata sta cosa, dice ancora, e a chi lo riprende per la parola schifo, lui spiega, è come a te che fa schifo il ragno, a me è così, mi danno proprio fastidio, mi danno. Non mi va di stare dietro ai vecchietti, ai bambini, ai donne. La difesa di Codocci contro e in soccorso, almeno parzialmente, di Casalino, è arrivato il giornalista di News Mediaset Enrico Codocci, che parlando del contesto, un corso di giornalismo, ha spiegato che trattandosi di un'esercitazione giornalistica, gli chiese di sollecitare gli studenti. Durante la lezione successiva, spiegai ai ragazzi che evidentemente Rocco aveva interpretato in parte proprio per dar loro una notizia ma che non erano cose che pensavo, anche se, ha precisato, Casalino ha assunto un atteggiamento provocatorio ma non stava recitando, nel senso che non era un corso di improvvisazione teatrale.